Allora, Nicola Gerbic, vittoria oggi con la Tunisia, una partita dove la Tunisia ha dimostrato di non avere nulla da perdere, lo ha dimostrato nel primo set, poi in campo insomma tutte le bocche di fuoco serbe, chiusa 3-1, vittoria importante per il proseguo della pool. Sì, diciamo che ormai con i giochi già fatti per loro ci si aspettava un loro, come dire, un gioco senza pressione, senza completamente liberi, con il terzo posto che stasera ha fatto una partita che prima noi avevamo sei attacchi suoi e stasera ha fatto bello e cattivo tempo. Palleggiatore che faceva i primi tempi da 2-3 metri e quindi in battuta tranquilli proprio, ed è il risultato è proprio la mancanza di pressione. La pressione l'hanno avuta contro Camerun, hanno perso 3-0 ed è una cosa che a me non dico che la so, l'ho vissuta mille volte sia da giocatore che da allenatore, e ho provato in ogni caso a prepararli per questa situazione qua e ho cercato anche di dare spazio a quelli che magari di solito non hanno molta possibilità di giocare. Questo per due motivi: per dare riposo un po' ai soliti che giocano, ma anche a fargli sentire un po' il campo, perché se poi dopo un domani devono entrare a giocare nei momenti, perché più si va avanti è sempre più difficile, che almeno hanno vissuto un po' la tensione del campo. Purtroppo come ci si aspettava, erano con freno a mano tirato, molto tesi tutti quanti, in concomitanza con la loro libertà di gioco. Ovviamente abbiamo sofferto il primo set. Questo sistema di gioco non mi permette di avere la libertà di perdere, il lusso di perdere qualche punto, quindi ho dovuto cambiare subito senza poter rischiare di andare in un tie break, perdere un punto o addirittura la partita. Per cui sono dispiaciuto che non sono riusciti a rimanere fino alla fine, ma sono sicuro, se avranno la possibilità di entrare, che la faranno molto meglio. Un occhio alla gara di stasera, importantissima, tra Stati Uniti e Russia, e poi il big match di martedì. Come credi proseguirà ora la pool per la Serbia? Che gare vedi nei prossimi giorni? Allora, intanto sul risultato di Russia e Stati Uniti noi non ci possiamo fare nulla. Non sono un grande tifoso, per cui io la guardo dal punto di vista tecnico, poi dopo quello che succede a noi può interessare fino a un certo punto. Questa è una cosa. Seconda cosa, io devo guardare me, per cui io non ci penso alla partita di martedì, io ci penso alla partita di domani, perché noi domani dobbiamo scendere in campo con l'Australia, che ha fatto soffrire molto gli Stati Uniti meritatamente, e dobbiamo essere più che attenti di portare a casa 3 punti preziosissimi. Poi dopo, una volta fatto questo, pensiamo a quello che succederà contro la Russia. Per cui noi l'unica cosa che dobbiamo pensare è a portare 3 punti a casa contro l'Australia.